Eccoci ragazzi, siamo qui per registrare la puntata. Siamo leggermente in ritardo sul rollino di marcia dovuto al fatto che, ragazzi, purtroppo la salute è quella che è. E mi scuso con l'audience, siete in tanti a avermi contattato per sapere come mai ho saltato questa settimana, ma venerdì notte mi hanno ricoverato per dei calcoli ai reni, quindi oggi siamo già qui. Ho patito molto, credetemi, perché è importante fare la puntata. Grosse novità, siamo sempre sul pezzo perché le permute e le cose che facciamo servono a tenere in contatto con voi. Siete molti ad avermi contattato durante la settimana scorsa, perché questa ovviamente, non avendo fatto la trasmissione, siete rimasti in stand-by tutti quanti. Novità, qualcosina c'è di orologi nuovi. Ho delle cose in arrivo. E ho comunque sempre dei pezzi, quelli che io ritengo importanti da investimento. A proposito, saluto quella coppia di signori che è venuta a trovarmi l'altro giorno in negozio. Anche loro hanno l'esigenza di investire, pur di non tenere il contante in mano, perché l'inflazione, vi ricordo, è comunque lì. Voi silente, voi non ve ne accorgete, ma continua. Allora, se voi avete dei valori, un qualcosa che si rivaluta, vi difendete, altrimenti il problema è che il valore si scioglie come neve al sole. Allora, adesso andiamo a registrare la puntata, mi avvio, a più tardi. Allora, ecco qui l'orologio di oggi, è un Patek. Ragazzi, lo dico perché un po' di persone mi ha contattato su questi orologi che sono delle pietre miliari. Nel caso specifico, questo è Le Ore del Mondo 5130R 1R ed è la versione, quella braccialata in oro rosa, braccialata in oro rosa. L'orologio è nuovo, la garanzia è 2021, ma l'orologio non è più in produzione da una decina d'anni. Perché questo? Perché l'orologio era di proprietà del concessionario Patek che me l'ha dato. Il concessionario non è italiano, va bene, però è importante. Tutti questi oggetti, quando parlo di tutti questi oggetti, parlo soprattutto dei Patek, dei quali io ho messo spesso e volentieri prezzo su richiesta. La motivazione del prezzo su richiesta è che se li vendo alla cifra che dico io, bene, altrimenti stanno lì. Perché sto parlando in questo modo? Perché sono orologi per me icone. Non è un problema venderli se non ritrovarli, per cui io nelle cose in cui credo non mi smuovo, non ho voglia di discutere sul prezzo e, ritenendo momenti questi non maturi per vendere un certo tipo di cose, io ritengo di avere diversi Patek che non sono facili da ritrovare, per cui se li proprio li devo abbandonare, questi figli miei, li abbandono, ripeto, per come è quello che chiedo io e non tratto. Quindi ecco perché dico prezzo su richiesta. Così ho spiegato anche il motivo per il quale non dico il prezzo. E non è perché voglio fare il furbo. Tenete presente che molti di questi Patek sono orologi non più in produzione, per esempio. Mi viene in mente, che ne so, 5980, che è il crono, quello che chiamano Polifemo, perché il 5980 ha solo un compasso alle ore 6, il 5990 ne ha due. Ok? I 59-80 non fanno più danni, in acciaio, nuovo e tutto. Ma secondo voi dove lo trovo un altro? Per cui non lo vendo, non mi interessa venderlo. E aspetto tempi più maturi. È come
del vino buono, Brunello di Montalcino, piuttosto che più lo tieni lì e più buono diventa. È uguale con gli orologi, più li tieni lì e arriverà il momento in cui ti pregano per averlo. Oppure li mandi all'asta, ancora meglio, che così trovi magari quelli che vogliono fare il gagà e che vogliono comprare il pezzo e magari trovano un altro che dice no, adesso questo lo compro io, e così ti fregano. Va bene, ritorniamo sull'orologio, ritorniamo sui pezzi. Quindi, dicevo, 51:30, ore del mondo, braccialato in oro rosa, chocolate il quadrante, orologio nuovo, esattamente il concessionario a New York. Ok, completo di tutto. Il prezzo, fantasia, non sto a dirvelo. Allora, saluto Sandro di La Spezia, Raffaella e Roberto, Ghigo il toscano. Allora, per chi mi segue, i clienti più ostici, e quando dico ostico è un eufemismo, sono i clienti all'estero, i francesi, già come dico francese, dovreste capire come, e i toscani. Ma Ghigo è un bravo ragazzo, Ghigo lo sento spesso e è il mio, come dire, è il mio uomo toscano in Toscana. Ti voglio bene Ghigo, grazie di tutto e grazie dei suggerimenti e delle indicazioni che mi dai. Allora, poi saluto Ambrogio e Camillo, i ragazzi li vedo una volta all'anno, li vedrei anche due o tre volte all'anno se loro volessero, che purtroppo non è che si può comprare l'orologio, però ragazzi, voi siete molto svegli, avete comprato un orologio che normalmente il mercato lo recepisce a 3-4 mila euro in più, ma va bene perché voi, più Ambrogio di Camillo, Ambrogio è il figlio, sì, più Ambrogio che il papà, ve lo meritate. Allora, saluto anche gli amici di Facebook, Instagram, YouTube. Ragazzi, più siamo meglio è. Se non vi siete iscritti, iscrivetevi, siate gentili, ve lo chiedo umilmente, ma fate cosa grata. Stiamo continuando a crescere lentamente ma inesorabilmente. Watch & Clock sta avendo sempre più spazio in rete, quindi aiutateci, che noi cercheremo di essere d'aiuto. Finanziamenti, tutti gli orologi che voi vedete potranno essere finanziati in Lombardia da un minimo di 12 o massimo 60 mesi, cifra massima 25.000 euro. Poi, se, visto che andiamo worldwide, però parliamo dell'Italia perché finanziamenti all'estero è un po' un problema, ma in Italia sì, se voi mi contattate e mi dite di che città siete, troviamo modo di chiamare la nostra finanziaria, vi diciamo da chi andare. Noi con chi stiamo lavorando? Con la Compass, per cui magari prima ancora di chiederci, guardate, controllate se nella vostra città c'è un'agenzia Compass e poi vediamo di organizzare la cosa, ok? Solo per chi è fuori dalla Lombardia, altrimenti per chi è in Lombardia nessun problema. Ricordo come ultima cosa che noi acquistiamo. Allora, qui sono due le voci. La prima, quella che me preme, è quella del conto vendita. Perché vi sto dicendo questo? Perché in una fase di impasse dove i prezzi sono un attimino, non si capisce, adesso un po' meno, nell'ultima fase, ma nell'ultimo anno erano fluttuanti, tu compravi una cosa a 10, dopo due settimane la trovavi a 9, allora per questo motivo e anche nel vostro interesse, il conto vendita perché? E non su tutti gli orologi, su alcuni orologi, lo vediamo insieme, valutiamo, pasturiamo e io cercherò di essere l'agente che cercherà di farvi prendere il più possibile
accontentandomi di una provvigione. Poi, se voi siete refrattari a questo ragionamento, perché nella vita ci sta tutto, compriamo l'oggetto, non è un problema. Però voi, quando venite da me, sapete già che avete queste due voci. A voi poi prendere in considerazione una e l'altra. Ritorniamo sugli orologi e altro oggetto di quelli dove è inutile che io dica il prezzo, e voi mi direte, ma aspetta, perché li fai vedere? E li ho, a me piace far vedere le cose. Poi se le vendo o non le vendo, ma chi se ne frega? Questa è una trasmissione dove chi vende, cioè colui il quale presenta e tutto, vende, se vende è più contento, ma anche se non vende, parlo di queste cose particolari, cioè sto parlando di un 5130 platino sigillato, cioè voi magari davanti alla rete, davanti alla televisione, c'è chi dice, vabbè, ma che cosa vuol dire? E se non sei, come dire, ferrato sull'argomento, chiedi al tutor, tutti hanno il tutor degli orologi, tutti hanno un amico che, fammi chiedere a quello là, che è il mio amico che sa tutto, se questa roba qua è una roba che ha senso, e gli dite, va che lo spedo ha presentato oggi, perché ogni giorno, ogni settimana ci abbiamo una chicca noi da presentare, io ne avrò, fatemi riflettere, almeno al volo, una trentina, tutti i pezzi da leccarsi le dita, Magari voi dite, ma che presuntuoso. Ragazzi, non è presunzione. Ricordatevi, è importante che considerare chi parla. Se tu consideri la persona che parla un pirla, allora è presuntuoso. Ma se è uno che conosce le cose, le presenta e le enfatizza. Ma non solo perché, va bene, lo devo vendere, ma perché è bello da vedere. Vi ho fatto vedere il 5130, vi ho detto quello di prima, l'oro rosa, con la zona chocolate, è spettacolare, è bellissimo. Poi c'è la gente che pensa di pagarli tricucumeran peverum, quello è un altro discorso, ma che l'orologio sia valido, è valido. E questo che è sigillato in platino è ultra mega valido, è una roba che più passa il tempo, questo maggiore sarà il valore. Dopo poi ci sono quelli che mi fanno le pippe sul, ma la lancetta dei secondi sta andando e l'orologio è sigillato. Ecco, tutte queste cazzeggiamenti sono tutte cose che non servono a niente, perché ho già spiegato tante volte, l'orologio all'interno è un automatico, se tu lo prendi e lo agiti, il rotore gira e quindi fa partire la lancetta dei secondi. Poi tu lo molli lì e sta fermo lì. Siccome è una riserva di carica, il rotore due o tre giri fa partire la lancetta dei secondi che va per un tot. Il tot non posso quantificarlo, ma va finché va. Poi a un certo momento si ferma di nuovo. Quindi io non so come dirvi, siccome faccio vedere l'orologio sigillato dalla Patek e non dal salumiere, perché lo spedo, che ha gli anni le ha viste di tutti i colori, questo sigillamento, il sigillo qua, fatto in questo modo qua, il salumiere non riesce a farlo, ok? Vi dico tutte queste cose perché sono tutte cose reali. Allora, siccome sono io il primo, un po' come quando faccio i prezzi e mi contattate, io dico, guarda che si vende, oh ma io ho visto su Crono 24 i prezzi sono questi, poi vado a controllare e dico, ma scusa, ma perché mi devi dire, cioè tutte le volte sembra che io vendo gelati e non orologi, ma scusa, vado, metto, ho spiegato come fare, vai su Crono 24, prendiamo questo orologio, metti 5130P, clicchi e metti poi le voci, mercato, Europa, stati europei, cioè mette Europa, e poi metti in ordine di prezzo, non è che ci vuole Einstein, è molto semplice e comunque continuo a trovare. Ma poi la cosa fastidiosa non è che ti dico, ma a me sembrava che, ah no, io ho visto, ma che cosa hai visto? E poi con chi credi, con chi, non lo so, certe volte io rimango un po' basito perché, ma con chi credi di parlare, scusami un attimo, cioè non lo so, io mentre tu parli
aumento, ti giro intorno e tu non te ne accorgi. Sembro uno esagerato, ma vi garantisco che, almeno per quello che riguarda gli orologi e la vendita degli orologi, questo è sempre stato il mio modus operandi. E quando io parlo sempre di orologi e di cose, non ho mai sbagliato in 38 anni. Poi ragazzi, se volete farmi le pulci e mi trovate quella cosa dove io ho detto che magari, va bene, io sono qua, sono a vostra disposizione. Però a me piace invece cercare di sbagliare il meno possibile, ci metto la mia faccia e quindi andiamo avanti. Andiamo su un altro orologio uguale. Quando io dico, addirittura si è ribaltato, vabbè, questo era il platino che si è stizzito. Questo è invece il Nautilus 3008R. Allora, voi dovete sapere che questo è un orologio del 93. Scusa? Sì, ho detto R, ma è J, perché è yellow gold, è giallo. O jeune, come dicono in francese. Comunque, nuovo. Voi non avete idea di quante persone, non solo, aspetta, nuovo, garanzia italiana, nome del cliente che me l'ha venduto sulla garanzia, persona che io conosco benissimo, e ti saluto, ciao caro, perché so che guardi le mie trasmissioni, e del quale tutte le volte che io parlo devo spiegare che l'orologio è nuovo. E se io la persona ce l'ho davanti e ho l'orologio da fargli vedere, la sono in grado di fargli capire perché è nuovo. Perché dico che è nuovo ed è? Perché dico, guarda l'orologio, per esempio, quando io lo metto in questo modo, guarda come sta su. Non esiste al mondo orologio usato che possa stare in questo modo, perché cassa e bracciale integrato, se le maglie sono così attaccate, è perché l'orologio non è mai stato messo, perché purtroppo quando tu cominci a mettere questo orologio, il semplice ondeggiamento delle maglie, il semplice, magari poi lo tieni un po' stretto, tende a far sì che si segga, cioè la testa si abbassi verso il tavolo, verso la base. Allora, e questo è un esempio che io poi però ti faccio toccare gli angoli di questo orologio, lo vedi, poi lo vedi che è nuovo. Come faccio io a spiegarlo invece in rete, dove ce ne sono altri 5, di cui il primo prezzo degli altri è 60.000, ma è una roba che non fanno più da 15, ma almeno 15 anni. Io ce l'ho nuovo, ma non esiste nel mercato, nel mondo, non esiste questo orologio nuovo. Allora, se fosse un oggetto che piace, non piace, va bene. Ma il Nautilus è l'icona per antonomasia di Patek. Tu, se ti fanno la domanda, senti, dimmi il primo orologio di Patek, prodotto da Patek, che ti viene in mente. 99 persone su 100 ti dicono il Nautilus. Poi ti danno l'Aquano, poi ti diranno altre, ma il Nautilus è in assoluto top, è quello che è l'Audemars per Royal Oak, ok? È quello che può essere un reverso per Jaeger-LeCoultre. Quindi stiamo parlando del top dei top, non più in produzione. Voi andate a vedere alcune referenze che hanno 25-30 anni usati, già schizzano di valore rispetto a quelli prodotti oggi. Ma non sono nuovi generalmente, questo è nuovo, ma che valore va una roba così? Voi pensate che io abbia modo di reperirne un altro così? No, quindi posso ricevere richieste tipo, ma mi faccia un'offerta migliore del prezzo, ma no, lascialo lì, non mi interessa. E tutti questi orologi del quale io metto prezzo di richiesta hanno questa tipologia qua. Lo so che io parlo che magari non sono simpatico, non pure dico delle cose che sono, ma non me ne può fregare di meno, perché cioè, su questa roba qua non transigo, anche perché questo lavoro è la mia vita, io credo ciecamente in queste cose, poi le ho comprate, le ho pagate, ad oggi
tranne le truffe o quelle cose, non ho mai perso con gli orologi, mai. E chi mi ha seguito ha sempre guadagnato. Proseguiamo. Altro orologio interessante, interessante, ma non a livello del 3008 che era quello di prima. Questo è quello moderno, quello di oggi. La referenza è 7118, è nuovo e completo, la richiesta è 60.000. Poi, se mi fai la domanda, ma Spedo, tu 60.000 le metteresti su uno nuovo o su quello vecchio? La risposta è semplice. Io preferirei metterlo su quello precedente. Questo si chiama 7118, quello precedente si chiama 3008. Vi aggiungo una postilla. Di carino questo ha il fondo. Posso girare l'orologio? Allora, di carino questo ha il fondo vista. Vedete che il fondo vista, bene. Il 3008, che è quello di prima, di questo modello qua, ha il fondo chiuso. Ma dovete sapere che per breve tempo, tipo un anno, la referenza cambiò, da 3008 diventò 5008 e il 5008 aveva il movimento a vista. Vi ricordo che quando il movimento a vista rispetto alla cassa chiusa, c'è una lavorazione, l'onda di Ginevra famosa, che ha un costo e quindi è tutta una roba particolare che devi, non è che puoi mettere in movimento grezzo, devi cercare di abbellire, ok? Per il colpo d'acqua. Comunque, l'hanno fatto per un anno. Tenete presente che il valore di quell'oggetto, il 5008, rispetto al 3008 è un 40-50% in più del valore. Perché vi sto dicendo queste cose? Perché tutti gli orologi di un certo livello, e questi sono di livello, quando hanno la particolarità, l'oggetto schizza nei valori. Ok? Lo dico perché ogni tanto mi chiedete queste cose e io cerco di... Io come faccio a sapere queste cose? Non le sapevo. È che facendo questo lavoro per 38 anni, se non le sai, se non le impari, è meglio che fai un altro mestiere. Andiamo avanti e siamo ora 57.11. Ragazzi, qui non finirò mai di dirvi. Il calibro di questo orologio nei primi 6 mesi era 315. Poi per X tempo, e cioè, fatemi riflettere, allora era il 2007, siamo fino al 2000, per una 14 anni, hanno fatto il calibro 3,24 e poi l'ultimo anno, prima di smettere la produzione del 5711, l'hanno fatto col calibro 3,30. Cosa cambia da calibro a calibro? E qui ci riallacciamo alle trasmissioni passate. Ecco perché merita seguire la Watch and Clock, lo Spedo che parla, che vi dice delle cose, sono delle informazioni che vi servono, vi saranno utili nel tempo. Voi andate poi a chiedere al tutor, lo Spedo ha detto così, 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 tu cosa ne pensi? Ha detto una cavolata oppure no, ha detto una cosa, ok? Però anche se non c'è il tutor, andate sullo zio Google, chiedete allo zio Google e vedete un po' se quello che vi sto dicendo ha senso. Allora, qui i calibri, se voi mi chiedete, calibro 315, calibro 324, calibro 330. Il 315 era un calibro, era il primo, i chattisti li chiamano forumisti, Mark 1, è importante questo perché io li chiamo chattisti quasi in modo dispregiativo, ma non è così, è proprio perché la chat, il termine è quello, il forumista, ci sono delle persone molto, allora, ci sono persone molto in gamba, poi ci sono ovviamente, come in tutti i settori, persone che sono da lasciar perdere, ma ci sono delle persone in gamba nelle quali tu riesci a capire qual è la differenza, perché i valori cambiano e via così. Il 3.15 era un calibro più sottile, il 3.24 era un calibro che è venuto fuori dopo e che la Patek, quando cambiò il calibro ai tempi, non avvisò neanche il pubblico. Tu ti trovavi un orologio, un Patek, e l'azienda aveva deciso di cambiare il calibro senza avvertirti.
tu compravi un orologio convinto che avesse il però la maggior parte della gente ai tempi non stava a badare questo, non era un dettaglio così importante. Ed è da qui però che spiegai, guardate ragazzi, che la differenza sostanziale è sempre un vantaggio per chi produce. Se io ho il calibro che nasce in un modo e poi ho l'artificio e viene prodotto dopo con un'altra, come dire, un movimento che composto da 300 componenti e poi queste componenti diventano 200, ai fini pratici uno dice vabbè, qui dici lo spessore, vabbè, ma un millimetro cosa cambia, cosa non cambia? Cambia ragazzi, cambia, ma non è solo quello, è proprio che tu il primo movimento devi sostituire qualcosa, devi intervenire perché c'è qualcosa da... intervieni sul pezzo. Nell'altro devi sostituire, devi cambiare, devi smontare completamente il movimento. Voi direte, ma vabbè, mica lo devo fare io, lo fa il tecnico. Sì, ma così capite dove sta l'artificio. Tutte le cose prodotte nel tempo, ed è qui che io mi dicevo, che tutte le cose iniziano in un modo e poi tendono a perdersi. E da qui il detto che tutto ciò che è prodotto precedentemente ha un valore aggiunto rispetto a quelli più recenti. 95 volte su 100 vale questo ragionamento. Poi ci sono le eccezioni, ma sono rarissime. Tant'è che se mi chiedete quali sono le eccezioni, non mi vengono in mente. Ok? Quindi, anche qui, calibro 315, ne hanno fatti pochi, non mi interessa venderlo se non ha la cifra che dico io. In questo momento la cifra che dico io non viene accettata dal pubblico perché non sa tutte queste cose che vi ho detto, di conseguenza prezzo su richiesta 5712. 5712 invece ha un prezzo in oro bianco, cinturino pelle, questo ha un prezzo intorno 90 ed è il prezzo di mercato, poi ci sono quelli che magari hanno necessità, come vi dicevo prima, commerciante che arriva a fine mese che è un po' tirato, magari lo trovate a meno, però io a meno di 90 me lo tengo lì. Avete capito adesso perché vi ho fatto quel discorso di prima dei prezzi su richiesta? Perché avevo tutta una serie di orologi da presentarvi dove io il prezzo, anche se non ve lo dicevo, e voi mi direte, ma aspetta, perché li hai presentati? Perché? Perché nel tempo poi vi ricorderete, ma lo spedo l'aveva, io l'avevo visto che diceva prezzo su richiesta, poi magari mi venite a chiederlo, ma è già andato via, ma questo è un altro discorso. Andiamo avanti e andiamo adesso sul Royal Oak. Ho esagerato, sono andato un po' avanti col pezzo, eccolo qua, scusate, ma il riflesso purtroppo, ma io lo metto, ve lo prendo in piedi così, questo è il nonno, voi direte, nonno di che? È il, chiamiamolo Mark I, Royal Oak, ed è il primo, quello fatto da Genta, col movimento Jaeger-LeCoultre, referenza 5402, ed è, ragazzi, è l'orologio che chi ha prodotto normalmente ha in museo nella propria azienda. E la Royal Oak non può non avere nel museo questo orologio, perché questo è l'icona, è lui. Tutti i modelli che voi vedete oggi nascono da questo. Referenza 4 cifre, 5402. Scusate. Sì, giusto. Seguirà poi il 15002 per poi arrivare al 15202. Ok? Come faccio a saperle? Li ho venduti, non li so a memoria, è che io mi ricordo nel tempo il 15002 l'ho avuto, era un pezzo molto particolare, prodotto solo per un anno, questo invece è stato prodotto per più anni. La cosa bella di questo orologio è che è coevo, e saluto l'amico del coevo, che mi ha detto, ma basta che dici originale. No, giovanotto, dico coevo perché lo spedo sa di che cosa vuol dire coevo. Nel caso specifico,
ti posso dire, tutti i pezzi sono i pezzi usciti quando il concessionario ha venduto questo orologio. Nel tempo l'orologio è stato revisionato, non è mai stato toccato il quadrante, i pezzi non sono mai stati sostituiti, quindi tutto coevo. Ok? Abbiamo il service di questo, se non sbaglio, della Audemars, il prezzo 120 del MK1 Audemars. Altro orologio molto interessante è questo, che è della famiglia 15202, quindi sempre movimento Jaeger, fondo a vista. Questo era una serie, questa era una serie speciale uscita col doppio quadrante, avevamo una scatola particolare con uno spazio dedicato al secondo quadrante che era verde, ma secondo me il quadrante più interessante è questo qui blu. Anche questo ha service, credo. Ah no, il certificato di Audemars, che tutto sommato vale quanto il service, quindi è il certificato serie limitata a 50 pezzi, se non sbaglio. E anche questo al prezzo su richiesta. Ok? E andiamo avanti sempre con i pezzi particolari. Oggi abbiamo esagerato, eh? Oggi abbiamo proprio esagerato. Altro della famiglia dei pezzi particolari, questo è un quadrante salmone raro ed è una referenza rara che è 14800. Generalmente la referenza di questa misura è 14790 e ha un diametro 36, ma questo col cinturino pelle salmone è 14,8, è una referenza decisamente particolare. Anche qui prezzo su richiesta, completo, è completo di scatola e garanzia. Bene, adesso passiamo ad altro genere. Vi faccio vedere, ragazzi, come venivano dalla Patek, dalla Vacheron, da IWC, perché questo è IWC, consegnati gli orologi, avevano quasi tutti questa tipologia. Vedete il cinturino col logo, anche Patek e Vacheron e questi marchi di prestigio, vedete, avevano cinturini di questo tipo, che ai tempi il cinturino in coccodrillo o lucertola o quel che l'era, erano consegnati in questo modo qua, diametro 33, questo ovviamente si chiama skeleton, eh? È un orologio con movimento a vista, eccezionale, è nuovo, saluto l'amico Antonio che me l'ha dato, e che è un ex concessionario IWC e che ce l'aveva in cassaforte, lui ormai non è più concessionario IWC da anni, però questi sono orologi che ti possono dare solo o degli appassionati collezionisti oppure dei concessionari che hanno messo via quegli orologi che ritenevano avessero un quid in più rispetto agli altri. L'orologio è nuovo, è anni 90, la richiesta, completo di scatola e garanzia, 9.500 euro. Ripeto, il diametro 33, è come il Calatrava 3919, non so se vi ricordate, quello che aveva Clou de Paris, la lavorazione zigrinata intorno nella ghiera, ok? Vi faccio vedere anche il retro? No, volevo farvi vedere il rotore, perché questo è un automatico, guardate che roba. Spettacolo. Cosa volevi far vedere laterale? Ah sì, ultra piatto. Beh certo, ragazzi, vedete voi. È leggermente più alto del cinturino, vedete voi. Ok? È intrigante. Ok, passiamo ad altro. Passiamo ora al Frank Muller 5850 MB, dove MB sta per Master Bunker, quindi sono tre orologi in uno, e già questo, vi do tre orologi al prezzo di uno, voi direte, c'è il prezzo,
Certo. Vediamo se riesco a togliere un po' di riflesso. L'ho tolto, sì. Ok. Orologio in acciaio, completo, scatole garanzia, 5.000 euro. 5850 MB. Voi appassionati potete andare a vedere. Allora, dovete tenere presente che questo è un'altra icona. Stiamo parlando che orologi che nel 2000 avevano l'appeal di, vediamo, di un Audemars, tranquillamente, ok? 58-50 veniva fatto solo tempo, poi hanno fatto il 68-50 un po' più grande, poi l'88-78-50, l'88-80 che era Galbée un po' più, però la forma, questa è la cassa Tonneau, e ha sempre avuto appeal. Stiamo parlando di orologi che costavano comunque molto, stiamo parlando di 15-16 mila euro, comunque 5 mila. Segue un Tank Anglais in oro rosa, orologio nuovo da donna, molta resa poca spesa. Perché vi dico questo? Perché è un orologio che costa di listino 32-33 mila euro. E noi lo proponiamo a 18 e mezzo e l'orologio è nuovo, quindi ripeto, qui per una lady, se c'è un lui che vuol fare un bel regalo a lei, qui ci siamo. Poi andiamo ora sul Pasha, riserva di carica, acciaio oro, braccialato, vedete la riserva a ori 6, richiesta 3.200 euro. Al suo fianco un Omega, interessante. Allora, questo Omega è il Seamaster 300, ha questo look gilt, cioè ore dorate, per cui richiama gli anni 60-70. 5008, questo orologio che è di nuova produzione, con, vedete, le lancette Gladio, si muove anche da solo, ok, però si vede che sapeva che parlavamo di lui e quindi si è emozionato un po'. Comunque l'orologio è veramente, quando mi chiedete, vabbè, ma aspetta, io non voglio ricomprare un Rolex, questo ha il suo perché. D'altronde, sempre di più, Omega si è avvicinato un po' come valori a Rolex. Certo che qui qualcuno storcerà il naso, ma i valori di Rolex sono un po' diversi. D'altronde è anche vero che, insomma, se vuoi comprare uno sportivo tipo il Sea Dweller, meno di 10.000 euro non vai da nessuna parte. Qui siamo sui 5.800, quindi 50% in meno, ed ha un valore sia di ritorno nel tempo, cioè ti ritrovi i tuoi soldi nel tempo, sia qualitativamente. La qualità non si discute. Diamo all'altro Omega che abbiamo lì avanti, che credo sia il Moonwatch, questo è del 91. Orologio, quindi vetro risalite, carica manuale, all'estratto questo orologio, e 5.500 euro. Questo c'ha il calibro, era un calibro particolare? No, niente, va bene, semplice Speedmaster. Invece il Marine in titanio della Tudor, orologio nuovo, carismatico, secondo me, molto interessante. Vi ricordo che il titanio ha il vantaggio del peso, non lo senti al polso, è nuovo, è completo di tutto e il prezzo è su richiesta. Segue altro Tudor Heritage Black Bay, nuovo, completo, a 3.800 euro. Vedete che più di una casa... Avete visto prima il Seamaster, questo è Tudor, prende spunti da
caratteristiche design di orologi del passato. Vedete, quando dico scritte gilt, le scritte dorate richiamano proprio la produzione fatta negli anni. Se andate a vedere i vecchi, su tutti i vecchi Rolex, vedrete. E quando si parla di scritte gilt, i valori schizzano rispetto alle scritte che sono bianche, ai giorni nostri. Andiamo avanti. Questo non c'entra molto con l'insieme, ma è per spezzare da quello che ho presentato fino adesso a quello che presenterò dopo, che sono tutti Rolex. Quindi questo è il Sorciverdi, la cassa in PVD, credo sia in PVD, sì, sia in PVD, nuovo completo, 2500 euro. Ed ora passiamo al Datejust al quarzo. Questo orologio è in ghiera in oro bianco. Il design era nato perché veniva fatto al quarzo, ma anche automatico. L'automatico l'hanno fatto solo per un mercato, quello canadese, difatti è denominato il canadese, ma il canadese vero ha il movimento automatico. Poi in quei tempi spadroneggiava il quarzo, la Rolex dirottò la produzione dell'automatico sul quarzo e da qui fece una produzione di questo Datejust, sia ghiera in oro bianco sia ghiera liscia. Vedete, le condizioni sono eccellenti, il quadrante blu, ghiera in oro bianco. La richiesta 8.000 euro, ovviamente è incompleto, quindi c'è una scatola che non si sa se è la sua, ad epoca, ma non è la sua. La garanzia c'è solo quella della Watch & Clock, non c'è. Proseguiamo ora con il... è un Boy questo, acciaio oro, è incompleto, vetro zaffiro, 4.800 euro il Boy. Ricordo che ha un diametro di 31 mm. Proseguiamo con un altro Boy, 31 mm, senza data, completo di scatola e garanzia, 5.000 euro. Qui ci sono almeno 20 anni di differenza come produzione, anche 25, tra quello di prima, 31 mm, e questo qui di oggi come produzione. Proseguiamo sul Air King, referenza 14.000, 5.200 completo, ovviamente vetro zaffiro, qui siamo già fine anni 90, inizio 2000 comunque. Prosegui pure e siamo ora sul 16.234, bracciale Jubilee, completo, scatole, garanzia, vetro zaffiro, 8.000 euro, 8.500, scusate. Altro, questo ragazzi me lo state snobbando, non capisco perché. E voi direte, ma perché insisti? Perché io qui non ci sto dentro. È un turnograph, è della famiglia dei Datejust, ma è un turnograph. Quella ghiera è girevole, è come quella del GMT piuttosto che, ok? Allora, non è più prodotto da una vita, l'orologio è praticamente è nuovo, non posso dire che è nuovo perché sennò mi viene il naso lungo e poi dite che dico le bugie, ma vi garantisco che è in condizioni di nuovo. Lo stiamo vendendo allo stesso prezzo dei Datejust, ma è un orologio che è da una vita che non viene più prodotto. La richiesta è 9.000, ha tutto ed è tra i non sportivi uno degli orologi nel quale ha senso mettere i quattrini. Finito lì, non ne dico altro, ok? Andiamo avanti. Datejust è il 41 questo, è il 36, quindi 126.200. Nuovo, completo di tutto. Quindi il movimento, l'ultimo, la richiesta 9.000 euro.
qui abbiamo lo Yacht Master, i due Yacht Master, uno, tutte e due Ardesia, uno diametro 37, quindi indicato più per la donna, quello di destra, completo, e la richiesta è 12.000, a sinistra quello da uomo, nuovo completo, 15.800. Yacht Master, Ardesia, una volta lo chiamo Ardesia, una volta lo chiamo Antracite, ma Ardesia questo è più corretto, perché l'Antracite è leggermente, secondo me, un po' più scuro. Andiamo avanti e siamo ora sull'Explorer 1. Questa è l'ultima referenza, se non sbaglio 124.270, nuovo completo, con tutto 8.500 euro. Explorer 2, 16.570. Calibro il 31.86, ricordo signori che il 31.86 è l'ultimo Explorer di questa referenza, prodotto prima di passare al 41 mm, 10.500 euro, completo di scatole garanzia. È stato prodotto solo un anno, in questo modo, l'ultimo anno, per i più attenti e appassionati, quelli che la sanno lunga. Stesso discorso vale per il GMT, e quando io nel GMT dico ho il calibro 31-86 rispetto al 31-85, che è il calibro precedente, come per questo Explorer 2, schizza il prezzo di un 30%, ok? Anche 35. Nell'Explorer questo ancora non è successo, ma per i ricorsi storici e per la mia esperienza, anche questo come prezzo si dovrà allineare a quello del GMT, quindi proiezione deve per forza salire, ok? Andiamo avanti e andiamo su quello, stessa referenza, nuovo ma chicchi di mais, ricordo agli amici, è nuovo con pellicole, ricordo che la cosa particolare di questo orologio è il quadrante, la fornitura di quadranti di quell'anno che era il 91, a cavallo, 91-92, perché poi li consegnavano, ma non è che li vendevano il giorno dopo, per cui 91-92, comunque gli anni sono quelli, generalmente il seriale come Empoli e di Empoli, dicevo la particolarità sta nei pallini, cioè negli index, che sono il riferimento delle ore, virati. Cosa vuol dire virati? Vuol dire che in origine uscivano col colore del quadrante, cioè tu vedevi, non c'era questa differenza, quindi è virato ed è cambiato il colore, è diventato questo giallino, o chiamare vaniglia, come volete voi, crema, e questo ne dà una particolarità e lo rende un pezzo unico. Vi ricordo che tutte, io vi sto dando delle spiegazioni, poi dopo voi mi direte, ma chi se ne, ma a me del virato non me ne frega niente, non è un orologio per te, ma se tu sei un collezionista devi sapere che esiste questo, poi che ti piaccia o meno un altro discorso, ma questo ha il suo perché. La richiesta è 21.000 per questo Explorer. Andiamo avanti e siamo al 570, nuovo completo, ultima produzione, 12.500 euro. E qui siamo a un bellissimo 16.710, l'orologio è un 96, completo di scatole garanzia, richiesta 13.500 euro. Qui abbiamo un 116.710 LN, è stato prodotto dal 2011 fino al 2000 e
più o meno 20, mi sembra. Comunque è un anno e mezzo che non viene più prodotto. L'orologio ha quasi tutte le pellicole, al 90% le pellicole, è nuovo. La richiesta 16.500 euro. Il GMT per Mancini, la particolarità, a molti non piace, ma gli appassionati ci sono. Richiesta per questo oggetto 24.000 euro, nuovo, completo. Altro GMT come quello impellicolato che vi ho presentato precedentemente, 16,5, ma orologio con service della Rolex, quindi orologio da indossare, 12.500 la richiesta. Condizioni eccellenti, 12.500. Qui siamo al Submariner 41, quindi stiamo parlando del 126.610, nuovo, completo, qui a vostra disposizione, 13.300 euro. Submariner 40 mm, non c'è molta differenza. Vuoi inquadrarli tutte e due, gentilmente? Vedete? Quello a sinistra è l'ultimissimo, precedentemente l'altro, quindi 116 quello a destra, 126 quello a sinistra. Il 116 nuovo, completo, anche lui, richiesta 15.000. Perché questo? Perché, lo spedo vi ha sempre detto, orologi non più in produzione nuovi hanno sempre un valore aggiunto. Poi, più passa il tempo, più viene, come dire, sancita e confermata questa che al momento è una mia teoria, ma non è una teoria, è la realtà, dettata dal fatto che è quello che mi è sempre accaduto nel tempo sui modelli precedentemente da noi presentati. Andiamo avanti e siamo sul 16.610, normalissimo, il 5 cifre, orologio completo, scatto alla garanzia del 2004, quindi cassa senza fori, interessante, 12.500 euro. Qui abbiamo il Fat 4, ricordo, fa parte della linea il 16610 LV, quindi 5 cifre, il primo vero verde che ha presentato la Rolex, stiamo parlando del 2003, seriale iniziava con l'Y e aveva poi il Fat 4, questo nell'inserto vedete il 4 che è là, grande. Poi diventò F e difatti questo che voi vedete è un seriale F. Il F era a cavallo tra il primo anno 2003 e l'inizio del secondo 2004. Fino al F3/4 poteva avere la ghiera del Fat 4. Dopo l'F4 sono tutti magheggi fatti da vari commercianti. La richiesta per questo orologio 29, se poi volete, se siete interessati, vi posso dare tutte le delucidazioni, ma la maggior parte delle persone che mi seguono sanno già tutto di questo orologio, per cui mi fermo qui e vado oltre, anche perché il tempo è tiranno. Submariner Sultan, vi ricordo, il Sultan sono due, la versione argentée che avevamo con diamanti e zaffiri e questa che in teoria sarebbe lo champagne. In realtà questo è un bellissimo champagne perché è virato, il quadrante virato lo rende particolare. Richiesta 17.000 orologio completo di scatola e garanzia. Abbiamo questo bellissimo Daytona in condizioni eccellenti con service della Rolex, Zenith, incompleto, richiesta 45.000,
l'acciaio oro nuovo completo a 22.500 euro, l'anno di questo orologio è 20, l'orologio è nuovo vero. Poi abbiamo un Daytona 116-520 Luminova, quindi è 2007, completo, scatole garanzia, 24.500 euro. E l'ultimo di oggi, Chroma Light, quindi stessa referenza, costa 1.000 euro in più, completo di scatole garanzia, l'anno è un 2013, 25.500 euro. Sono andato un pelino veloce perché mi stavo accorgendo che il tempo era tiranno. Vi ricordo ragazzi che tutti gli orologi vengono controllati, mandati in laboratorio, se del caso revisionati, altrimenti li diamo come controllati con la garanzia che certifica che l'orologio è corretto, è completo, si muove diciamo correttamente, cioè il funzionamento è corretto e che quindi diciamo non sono completamente revisionati. La revisione la facciamo solo quando è necessaria, anche perché per problemi di costi potete immaginare. Vi ricordo comunque che le nostre sono trasmissioni settimanali. Se volete contattarmi usate YouTube, è la cosa più veloce. A me piace molto YouTube anche perché posso dare delle risposte che voi che ci seguite potete vedere, quindi lo ritengo uno strumento utile a tutti noi, un po' per interloquire e un po' per rispondere alle varie domande che possono essere utili, le risposte possono essere utili anche agli altri. Alla prossima, da Marco Spedo, Watch & Clock, buonasera. Watch & Clock, dal 1989, sempre presente in Largo Settimio Severo 3, traversa di Corso Vercelli. Veniteci a trovare, vi aspettiamo!